Vacanza rovinata? Hai optato per un volo low cost ma è andato tutto storto? Non ti disperare. Puoi chiedere un rimborso per il ritardo aereo. Quello che molte persone non sanno è che è possibile avviare una procedura di risarcimento danni contro la compagnia colpevole. In questo video cerchiamo di capire cosa fare in queste spiacevoli situazioni e come avere quantomeno un ritorno economico a fronte di questo disagio. Ma prima di tutto, sigla! In Italia che gli aerei partano in ritardo è ormai una consuetudine. Quando si parte per una vacanza o per lavoro si spera sempre di non essere così sfortunati da beccare il volo in ritardo. Un dato molto allarmante, se così si può dire, però, è che 5 voli su 100 hanno un ritardo superiore a 3 ore. Finché si tratta di aspettare quei 10-20 minuti, si può avere pazienza, ma 3 ore sono veramente troppe e possono ovviamente compromettere e creare disagio a tutti i nostri piani. Fare scalo per prendere in orario un altro volo ed arrivare ad un meeting a cui proprio non si può mancare in tempo diventa quindi quasi una questione di vita o di morte. È del tutto lecito, se non addirittura necessario, in situazioni simili richiedere un rimborso per il ritardo aereo ed eventualmente anche un risarcimento danni. La maggior parte delle persone non si avventura nel risarcimento danni dopo una vacanza rovinata per dei motivi un po' superficiali. C'è chi non ha voglia di avviare la procedura, c'è chi non sa proprio da che parte cominciare per una mancanza di informazioni e c'è chi invece ritiene che scontrarsi con una compagnia aerea sia una battaglia persa in partenza. O chi addirittura pensa che i biglietti dei voli low cost non possano essere rimborsati. Insomma, ci sono una serie di credenze comuni sul rimborso per ritardo aereo che sono completamente sbagliate e che vanno ovviamente sradicate. Per farti vedere che quello che abbiamo appena detto non è campato in aria, ecco cosa stabilisce il regolamento UE 261 del 2004. 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km. 400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori ai 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra i 1500 e i 3500 km e 600 euro per tutte le tratte aeree che non rientrano nei punti precedentemente indicati. Tieni presente che se a causa di un ritardo dovessi perdere la coincidenza, hai diritto a un biglietto per volo alternativo, oppure il rimborso del biglietto aereo o addirittura il rimborso del biglietto aereo e un biglietto alternativo fino alla destinazione iniziale. Se si decide di rinunciare al viaggio, ma anche telefonate a spese della compagnia aerea, pasti e bevande, sistemazioni in albergo e relativo trasporto e spese tutte accessorie, tutte relative e addebitate alla compagnia. Se a causa, per esempio, della mancata coincidenza si deve anche pernottare. Se il ritardo di un volo ti fa perdere l'intera vacanza costruita con un pacchetto all inclusive, puoi addirittura richiedere un risarcimento danni per vacanza rovinata e cercare di ottenere l'intero importo già pagato. Se per esempio perdi la crociera o comunque perdi almeno 24 ore della tua vacanza, hai diritto di richiedere anche in questi casi un rimborso. Ma quali sono gli unici casi da escludere dal risarcimento danni? Se il ritardo viene causato da circostanze straordinarie che non potevano essere evitate, ad esempio per condizioni meteorologiche avverse, problemi imprevisti relativi alla sicurezza del volo o scioperi che compromettono il servizio di un vettore, allora in quel caso non sarà possibile o comunque sarà molto difficile chiedere un rimborso per ritardo aereo. Ovviamente è sempre tutto relativo e quello che ti può sembrare un qualcosa di impossibile, in realtà con l'ausilio di un professionista può diventare realizzabile. Perché quindi precludersi la possibilità di far valere un proprio diritto? È proprio questo il punto. Ricordati che se l'aereo fa ritardo o viene cancellato, è un tuo diritto chiedere un rimborso e anche un risarcimento. Se vuoi avviare una richiesta di risarcimento danni o di rimborso per ritardo aereo, puoi compilare il modulo europeo da spedire alla compagnia aerea che ti ha recato il danno. Ti faccio presente già da subito che i tempi di attesa sono decisamente lunghi e che potrai solo richiedere un rimborso del biglietto aereo, ma mai e poi mai un risarcimento. Che sono ovviamente due cose molto distinte. L'ideale è di avvalersi di un servizio di consulenza legale
totalmente gratuita offerta da Living on the Way. In questo modo avrai la possibilità di richiedere sia il rimborso che il risarcimento per il danno ricevuto. Ricorda che il danno considera anche una qualsiasi complicazione che ha reso il tuo viaggio più stressante. Chiaramente il discorso è lungo e piuttosto complesso ed è proprio per questo che, qualora ti trovassi in una situazione del genere, ti consigliamo di contattare il web department di Living on the Way al seguente indirizzo: info@livinglonthewhy.com. Spesso e volentieri le persone credono di poter fare da sole certe cose, complicandosi inutilmente la vita e ottenendo ovviamente ben poco. Proprio per questo motivo è nato un servizio totalmente gratuito di consulenza legale. Come sempre, Living on the Way è dalla parte di chi ha bisogno. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Iscriviti se non l'hai ancora fatto e se ritieni opportuno contattaci. Fallo tranquillamente. Saremo più che felici di aiutare anche te. Ci vediamo nel prossimo video e ciao!